Avete mai giocato al gioco della bottiglia? Ma in piscina? Io sì, tanti anni fa, e ho anche dato un bacio a un ragazzo. Un bacio a un ragazzo? Chi era, Nin? Hai fatto partire un razzo? No, amico, no. Un ragazzo. Sì, sì, però ancora non ti conoscevo, eh. Scusa, come si chiamava questo? Non te lo posso dire, ma... Federico Chiesa! Sì, magari! Vabbè, comunque, volete vedere una magia? Ok. Ora farò apparire la bottiglia del gioco della bottiglia. 3, 2, 1... Come... Aspettate. 3, 2, 1... Eccola qua! Cosa? Io non sapevo che le bottiglie uscissero dalla piscina. No, oh. È che io sono magica. Ma forse ci sono anche dei panini, vado a controllare che ho un po' di fame. Sì, vabbè, mentre provi io intanto do l'onore a Dani di girare la prima bottiglia. Va bene, Dani, vado! Dani! Robby si è messo in mano! Stavo cercando i panini! Robby, sei uscito tu e devi sapere che qui dentro ci sono dei bigliettini con degli obblighi e delle verità. Dai, Speriamo che esca qualche obbligo cattivissimo. Ma scusa, allora prendilo tu se vuoi l'obbligo cattivissimo. Vediamo un po' cosa è uscito. Allora, qual è la tua più grande figuraccia in piscina? Allora, diciamo subito che non si può dire, quindi andiamo avanti. No, la devi dire. È una verità. Per forza, sei obbligato. Allora, quando avevo 12 anni, mm-hmm, andavo in piscina e tipo fare il corso di nuoto. Sì. Ok. E allora, lì un giorno ci hanno fatto fare il corso sui tuffi. Sì. Mi sono tuffato, di testa, così, mm-hmm, e come sono tuffato? Mi si è tolto il costume. E poi l'hai recuperato? No, un bambino me l'ha rubato. Ma ti si è visto il culetto, quindi? Tutto. Vabbè, io direi di smettere di pensarci e girare la prossima ruota, va? Allora la giro io la ruota, ok? Vai. Adesso uscirete voi, sicuramente. È uscita Ninna. Ok, allora vediamo un po'. Azione, pesca. Non lo scegliere a caso. No. Ci sono delle cose molto crudeli, eh. Vediamo, eh. Dai, un bacio sott'acqua. Cosa? Oh, ti darò un bacino sott'acqua. No, aspetta, no. Perché dovrai dare un bacio alla persona che esce girando la prossima ruota. Cosa? Mattino, ma stai aspettando? No, mi piace, non sono d'accordo. Rischieremo di litigare, lo so, ma Ninna, devi girare la ruota per scegliere chi baciare. Okay. Matti, la bottiglia non è una ruota. Sì, hai ragione, mi sono sbagliato. Concentrazione! Dani? No, devi dare un bacio a Dani sott'acqua, Ninna. Non lo so se voglio che Ninna dia un bacio sott'acqua. Anzi, guardate. Cosa sta succedendo? Matti, sei uscito tu. Ma no! No, ma non è così che funziona, Ninna. Ma io la voglio dare. Sulla guancia, però. E certo, Ninna, come delle vere amiche. Okay. Andiamo. Perfetto, Dani, ci sei? Ci sono! 3, 2, 1. Ho bevuto un po' d'acqua. Ma è stato super tenero! È vero! Posso girare io la ruota? Va bene. È una bottiglia! Ah, giusto. Uffa. Correggetemi perché me lo dimentico spesso. Vai. Via! È uscito dal prato. Sei più brava a girare la ruota, però. Ok. Robby. No, avevo la mano lì, non vale. Ma perché? Cerca di nuovo a te. No. Questa volta Robby lo pesco io. Pesca pure tu, vabbè. Scelgo questo. Ok. Oh, si è un po' bagnato. Sì, bagnato pure, va bene. Fai un tuffo entrando nel buco della ciambella. Che significa, Dani? Quale ciambella? La vado a prendere, ora te lo faccio vedere io. È quella che si mangia? No. Allora, Robby, questa è la ciambella, non quella che si mangia, ovviamente. Ma non entrerò mai nel buco della ciambella, sono gigante. Dai! Devi metterti così. Sì, a birillo. Candela. Vai. A birillo o a ciambella? Robby! A candirillo. Vai. A candirillo. Vai, Robby! 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 Dai, Robby! Ma ce l'ha fatta! Aiuto! Non affogare, aspetta. Ok, ci sto. Complimenti, Robby, ci sei riuscito in un solo turno. Bravo! A chi tocca girare la bottiglia? A me! Vado, non vedevo l'ora!
Ecco. Nina. Forse non avresti dovuto girarla tu la bottiglia, non la ruota, la bottiglia, eh. Uffa, vabbè, allora vediamo un ottimo. Ci sono un sacco di bigliettini che, guarda, spera che non escano. Allora, vediamo un po'. Che c'è scritto? Sposa Federico Chiesa? No, c'è scritto chiacchiera con la papera gonfiabile per 20 secondi. Ma che senso ha? Scusa. Devi riuscire a fare un discorso con la papera gonfiabile. Va bene. Ah, siccome è mia amica, chiedile cosa fa Paperotto. Lei capirà. Ok. Ma ti scusa, ma secondo te la papera parla italiano? I tuoi 20 secondi iniziano ora! Allora, ciao paperella, come va? Allora, Robby mi ha chiesto di dirti dov'è, come sta, non lo so, Paperino, non mi ricordo. Qua. E poi io ti volevo dire, sei molto carina e gialla. Qua. E hai un ragno proprio sul tuo becco! Ma c'è davvero? Sì. C'è davvero? Nina Matti, com'è andata con la papera? C'era un ragno sulla papera. Sì, vabbè, Matti, ma tu nemmeno l'hai visto praticamente. Comunque è andata bene. Mi ha detto che papera... Dov'è? Stavo dicendo, la papera mi ha detto che Paperino è al bagno. Ah, ecco perché non l'avevo visto. Ma Paperotto? Ah, allora forse ho sbagliato. Non lo so, vabbè, non avevo capito bene. Posso comunque girarla dai... io? Ah, grazie. Okay. Vado, eh. Oh! No. Ah, tocca a voi. Vado, vediamo chi esce. No! Matti. Meno male, pensavo fossi di nuovo io. Ora dovrei parlare con la tartaruga. È entrata un po' di acqua dentro i fogliettini, Matti. Peschiamo prima che si cancelli tutto. Sì. Aiuto. Vabbè, ok. Tu sai parlare il pescinese, il piscinese. Sì, dovrei capirlo comunque, perché qui c'è scritto... Chi resiste di più sott'acqua vince 100 euro. Ma quindi aspetta un attimo. Beh, ce li dai tu 100 euro. Esatto. Dobbiamo entrare tutti sott'acqua? Assolutamente sì. Okay. Buona fortuna. E inizi la sfida allora. 3... 2 1 Dai, stiamo parando. Vabbè, non importa. Quando loro risalgono, noi andiamo giù. Va bene. Chissà quanto resisteranno. Io spero poco. Dobbiamo vincere, mi raccomando. Sì. Ragazzi, ma non è che stanno affogando? Ma sono vivi? Penso di sì, Dani. Ok, facciamo un po' di onde. Ok. Cosa? Dai, non ci credo. Ho perso per primo. Dai, no. Abbiamo vinto, Nina. No, in realtà Robby ha vinto. Robby. Stavo dormendo. Ha vinto Nina. Wow, Nina, bravissima. Grazie. Complimenti. Dopo ti darò i 100 euro. Ora girerò io questa bottiglia. Siete pronti, ragazzi? Sì, vai. Siamo pronti, Robby. 3, 2, 1. Via! Robby Robot, dovrai rigirare la bottiglia. Il robot non arriva. Ok, adesso girerò un po' più piano. Via. Ancora un po' più piano. Robby! Ma concentrati! Non sono tarato su questo gioco. Ecco, ora sì, sì. Io sono out. No! Pesco io per te, Robby! Perché sempre tu devi pescare per me? Non posso... Perché di... ma si sono... Bagnati. Attaccati in bagnati! Secondo me non riuscirò a leggere. Ragazzi, credo che ci sia un problema. E allora non devo fare niente se non c'è... Non riesco ad aprirlo! Allora... Vi sfidiamo a capire cosa c'è scritto in questo biglietto. Forse in questo senso si legge di più. Non è vero. Io credo che ci sia scritto... Fai il tuffo più strano che ti viene in mente. Sì, c'è scritto fai il tuffo più strano che ti viene in mente. Quindi... Ma sempre tuffi devo fare io. Sì, dai Robby, vogliamo vedere il tuo tuffo più strano. E devi dargli anche un nome. Devi essere originale, sì. Noi ti daremo un voto alla fine. Ok. Questo tuffo è un tuffo giapponese. Si chiama Nataneo. Nataneo. Sì, fa così. Nataneo. Devo
dire, Robby, che sei stato molto bravo ed esplosivo. A me invece non è piaciuto molto questo tuffo. Beh, strano. Diamo un voto, diamo un voto. Ok, per me 5. Per me 7 e mezzo. Per me 6 meno. Potevi fare molto meglio, Robby. Io pensavo che facessi una mega capriola incredibile. Ma avete detto strano, non bello. Vabbè, io sono stata buona con grazie, te. Amore. Sentite, a parte i bacini, io adesso girerò la ruota per far uscire... te stesso! No, no, non è uscito niente. Girerò la ruota per far uscire... no, 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 no! Robby, tocca a te, tocca di nuovo! Dai, Robby! Questo non è il gioco della bottiglia, questo è il gioco che faccio fare sfide a Robby! Sì, esatto! Ah, prenderò questo qua! Ok, vediamo se riesci a capire cosa c'è scritto stavolta. Allora, è tutto blu. Ma è un puzzle! No, questo è impossibile da leggere. Allora, aspetta. Ok, ma lo so io che c'è scritto. Ti salveresti da uno tsunami, massimo 2 persone. Oh, devi decidere. È una verità, no? È una verità. Posso dire una cosa? Sì. Guardate, se l'ho appena inventato Dani, perché qui non c'è scritto niente. Sì, c'è scritto. Allora, sai cosa ti dico? Dato che tu ti inventi le cose e sai nuotare, perché tu sai nuotare, lo so, io salvo... Nino e Matti! Siamo salvi! Salvo Nino e Matti. Tu tanto sai nuotare, quindi puoi cavartela da sola. Dani, è stato un piacere conoscerti. Fammi sapere come stanno gli squali. Siete delle cattive persone. Io adesso morirò dentro uno tsunami. No, non c'è nessuno tsunami, Dani. Era sei così, tranquilla. Immaginario. Ok. Adesso giro io la ruota, vediamo. Adesso io non la faccio, te lo dico. Dai che esce di nuovo, Robby, dai che esce di nuovo. Vado. Oh no! Matti! Sono uscito io! Tieni. Ok, pesco, vediamo un po', voglio lui. Ma anche ore bagnate non leggerei mai niente così. Vediamo un po', oh no. Fai un balletto sott'acqua. Sott'acqua. Wow, quello lo volevo fare io. Oh no, e che cosa mi invento sott'acqua adesso? Un balletto bellissimo, eh. Proviamoci. Ok, sono pronto. Preparatevi perché questo è il balletto più bello di sempre. Via! Matti, ma sembra che sta annegando. È un pesce che sta annegando quel balletto. E i pesci possono annegare, Nino? No. E voilà. Quella mano che sta uscendo sembra un cavatappi. Un cavatappi. No, Matti non è capace a ballare né fuori dall'acqua né dentro l'acqua. Anzi, forse è peggio dentro l'acqua. Matti, mi dispiace, ma io do 2 al tuo ballo. Sì, io 2 meno. Tu, Robby? Ma Matti è mio amico. Tu sei mio amico, non posso darti più di 4. Mi spiace. Oh, ma dai, non ci credo. Pensavo almeno un 6. No, Matti, era proprio brutto quel balletto. Ehi, il mio turno di girare, vediamo un po' chi esce. Io? Dani! No! Sì, proprio Dani, proprio lei. E tra l'altro è rimasto l'ultimo biglietto. L'ultimo? Il più crudele tra tutti. Scusate, perché c'è una pianta in mezzo al biglietto? Quella è una spina. Vediamo un po' cosa c'è scritto. Ma sembra bianco? È bianco! È bianco, non devo fare nulla. No, ora me lo invento io. Allora, la sfida che devi fare è... devo mangiare una pizza! No, rimanere altri 20 minuti in acqua. Ciao, Dani! Buona fortuna! Ciao. È partito il timer, vedi? 19, 55, 54. Dani, attenta agli tsunami. Ancora 19 minuti? Ma io non posso rimanere, ho i brividi di freddo! Ciao. Non ci posso credere. Tutte a me capitano queste cose.